Come spiega questa rinnovata nostalgia verso il fascismo? È ignoranza della storia o c'è dell'altro? Secondo me è anche qualcos'altro. In parte ignoranza, nel senso che non si ha mica più la minima idea di che cosa ha voluto dire in certi momenti il fascismo, non si ha più la minima idea del fatto che il fascismo ha introdotto una dose di violenza e di arbitrio nella vita quotidiana, a cui noi non siamo più abituati per niente. Ma vorrei vedere quelli che dicono se stava meglio se ci fossero ancora le squadracce che girano coi manganelli. E il fascismo ci ha precipitati in una guerra catastrofica che ha fatto, se non ricordo male, qualcosa come 300.000 morti in Italia, che ha raso al suolo il nostro paese. Però vabbè, non importa niente di tutto questo, quindi quella è ignoranza. Però c'è anche un'altra cosa, perché l'Italia è un paese in parte fascista. C'è niente da fare, l'Italia è stata un paese che in certi momenti negli anni 30 ha avuto una maggioranza di consenso per il fascismo, poi al momento della catastrofe, e finché il ricordo della catastrofe è stato fresco, chi era veramente fascista convinto è stato zitto. Perlomeno, hanno sempre parlato, hanno sempre pubblicato libri, sono sempre stati in Parlamento, Giorgio Almirante, ecco, però diciamo così, si facevano sentire di meno, ma nella pancia del paese rimaneva una quantità di gente che era fascista, di famiglie che avevano i genitori che erano stati coi fascisti, con la Repubblica e contro i partigiani, e tutta quella gente c'era. E quando nel paese alla paura del fascismo è subentrata un'altra paura, la paura del comunismo, e allora la maggioranza del paese è stata attanagliata da quest'altra ossessione dell'incubo del comunismo, e allora ecco, è sembrato che il fascismo fosse un male minore e poi pian piano non più un male per niente, perché appunto noi siamo un paese spaccato dove tuttora, dopo così tanto tempo, c'è una parte della nostra popolazione che appunto nel profondo è fascista, o comunque è molto più anticomunista e conservatrice che non antifascista, e quindi fra i due mali preferirebbe il fascismo. Quanto pesano i social network nella diffusione di falsità storiche? I social network sono ormai così estesi che sono una specie di calco della realtà. E come nella realtà, se io voglio frequentare un fascista lo vado a cercare e sono amico di un fascista, e se no non so neanche che esiste. E in realtà sui network è la stessa cosa ormai, sostanzialmente. In rete si va a cercare quelli con cui sei d'accordo, sostanzialmente. Si creano conventicole. Per cui io non sono poi così sicuro che alla fine i social network servano poi in modo decisivo a promuovere una visione anziché un'altra, ecco, proprio perché c'è dentro tutto. Dopodiché è chiaro che, per esempio, per quanto riguarda la falsificazione della storia, falsificazione della storia c'è sempre stata. Le bugie sull'attentato di Via Rasella e sulle fosse ardeatine, il senatore Pisanò le pubblicava a stampa, in regolari volumi a stampa, fin dagli anni 50, ecco. Però è vero che pubblicare un volume a stampa richiedeva e richiede tuttora un minimo di fatica e di controllo in più, mentre scrivere stupidaggini su un sito online è una cosa di una facilità incredibile. Quindi sì, forse questo c'è. È diventato più facile scrivere e diffondere sciocchezze. Quali sono invece le responsabilità della scuola? La scuola, secondo me, in questo momento non ha nessuna responsabilità, perché la scuola da decenni è sotto attacco da parte di una classe politica, una classe dirigente che ha chiaramente deciso di ridimensionare la scuola pubblica, di ridimensionare il ruolo degli insegnanti, per cui la scuola non ha tempo, non ha ore, è sotto pressione, gli insegnanti sono costretti a lavorare in un modo demenziale, perdendo il loro tempo nella burocrazia, pagati e reclutati nei modi scandalosi che ben sappiamo, per di più, come se non bastasse, questa scuola che già ha troppo poche ore per insegnare tutto quello che dovrebbe insegnare, si deve far carico di tutto, compreso di mandare i ragazzi a lavorare, perché è passata anche l'idea che, insomma, tenere i ragazzi fino a 16 anni o 18 a non far nient'altro che studiare è un lusso che non ci possiamo permettere, che andassero a lavorare già allora. Così imparano cos'è la vita vera, mi sembra che la linea sia questa. Quindi io in questo momento, con tutto il fatto che la scuola ha le sue responsabilità, molti insegnanti possono essere anche loro ammalati di burocrazia o non particolarmente carismatici, tutto questo può succedere, però io in questo momento non mi sentirei davvero che ci siano delle responsabilità complessive da addossare alla scuola.